ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata di questa nuovissima serie che si chiama Daily MC, che in sostanza è uno Skyblock però diverso dai soliti. Infatti hanno ok la parte principale di Skyblock con le quest e tutto quanto, ma hanno a disposizione anche dei specialissimi mob che in realtà fanno da aiuto nella vostra isola, e avete a disposizione anche, diciamo, degli oggetti speciali che sono stati aggiunti per poter rendere il farming, il grinding in realtà sulla Skyblock molto più facile, ma soprattutto molto più veloce. Come vedete qui, qualcuno ha già comprato delle legendary key, che sono comunque delle key che potete utilizzare ovviamente per aprire cose. Però direi di andarvi a far vedere queste cose che sono in più nel server andando direttamente qua, cliccando sul nostro piccolo coso che ci porterà ovviamente giù, che tipo è questo speciale coso che ci fa volare in sostanza. Vedete, ci porta qui in questa zona. Come vedete qui, l'ambientazione è principalmente quella legata a una città. Infatti siamo in una città con tante robe fighe. Qua abbiamo il Real Estate Agents, che in sostanza ci darà la nostra piccola isola per iniziare, e qui abbiamo a disposizione anche i job, che sono le quest da completare per andare avanti, più altre cose interessanti. La cosa che voglio farvi vedere però è che da questa parte abbiamo le varie chest, ovviamente possiamo aprire, però quello non ci interessa. Ma se andiamo di qua, abbiamo a disposizione i nostri shop. Gli shop sono questi qui. Possiamo, penso, addirittura andarci anche tramite i comandi, però penso bisogna avere un rank per fare quello, quindi ovviamente ci sono cose un po' pay to win. E dobbiamo andare a vedere alcuni oggetti speciali. Per esempio, ragazzi, abbiamo qua gli special item. Gli special item sono questi qua. Sono degli oggetti che possiamo buttare qui per terra sulla nostra isola e andranno a fare delle cose. Sono dei worker, quindi sono dei lavoratori. Questi lavoratori in sostanza ci aiuteranno nei vari lavori che facciamo sull'isola. Quindi per esempio abbiamo quello del mining, abbiamo quello del farming e abbiamo quello del grinding. E questi tre in sostanza fanno delle cose per noi. Quindi quello di mining in sostanza andrà a rompere i blocchi, quello di farming andrà a fare la piantagione in sostanza, quello di grinding a uccidere i mob. Però oltre a questo abbiamo a disposizione anche lo Star Bundle, che serviranno per in sostanza aumentare la potenza della nostra città. Poi faccio vedere come funziona. Il Cropper, il Mob Grinder e l'Instant Furnace, che sono in sostanza degli oggetti utili per andare avanti. Per esempio l'Instant Furnace vi permetterà di cuocere in automatico la roba senza dover utilizzare una fornace normale. Abbiamo poi il Mob Grinder, che in sostanza ucciderà i mob in maniera molto veloce. E abbiamo anche il Cropper, che invece farà la stessa cosa però per quanto riguarda i crop, quindi andrà a raccogliere i crop e le andrà a utilizzare. Tutte queste cose le possiamo comprare con i soldi ovviamente in game, o comprandoli anche direttamente dallo store se vogliamo. Non interessa tanto la parte normale in game. E abbiamo anche una parte PvP che in realtà però non ho visto come funziona, quindi andremo a vederla poi in futuro. Da qua abbiamo l'armor shop. Da qui invece, se non sbaglio, abbiamo l'altro shop, penso da una di queste zone, non me lo ricordo. Comunque spazio di slash warp, c'è tutti i warp. E possiamo andare a quindi enchantare anche le armor, tutto quanto. Però le armor sono quelle relative alla parte molto tranquilla di Minecraft, quindi niente roba OP da quel punto di vista. E direi che a questo punto ci conviene andare a fare questa cosa qui con il nostro real estate. Possiamo scegliere ovviamente di andare con le isole normali, direi di iniziare con tipo questa roba qui, che sarebbe la nostra beginner island. Quindi dopo una spiegazione abbastanza generale direi di iniziare subito con tutto quanto. Ovviamente ragazzi, se volete vedere nuove puntate qui sul server, scrivetevi sotto nei commenti hashtag serie daily e facciamo magari questa bellissima serie che è Skyblock. E visto che mi avete chiesto voi di fare una Skyblock, la facciamo. Ovviamente questa è soltanto un server premium, quindi non potete giocarci se avete le SP, mi dispiace. E oltre a questo vorrei portarlo un po' più spesso sul canale, ovviamente per far sì che non ci sia tanto Cosmic, che molti di voi mi hanno detto che è bello. Sì, però magari sta diventando troppo pressante perché faccio tanto quello, quindi cercherò di fare qualcos'altro. E iniziamo proprio da questo, che è in sostanza una Skyblock. Quindi direi subito di far vedere un po' di cose interessanti. Un'altra cosa che non vi ho detto anche è il fatto che questa farm di cobblestone in sostanza è anche una farm che vi permetterà di guadagnare dei minerali. Infatti potete tranquillamente rompere i minerali e guadagnarli, solo che non è proprio facile perché si bruciano. Quindi la prima cosa che bisogna fare, ragazzi, ora come ora, è andare a guadagnare un po' di coal, un po' di ferro, per poterci creare un hopper e iniziare la nostra base. La cosa brutta è che mi sa che è un po' laggoso per quanto riguarda questa piccola cosa. Ovviamente ci sono più di 700 player online su un solo server, quindi posso capire benissimo che ci sia qualche problema. Però vedete qua, adesso abbiamo risolto questo problema della nostra cosa facendo un buco sotto. Almeno l'acqua scende e non abbiamo problemi. Quindi come vedete qui possiamo guadagnare dei soldi anche direttamente giocando e guadagnando i minerali, che in automatico possiamo fare. Non ho ben capito come funziona la parte del PvP, quindi la vedremo anche quella, ma penso sia la solita parte in cui bisogna raccogliere le ceste, o almeno lo spero, perché così possiamo vedere un po' di cosette. E abbiamo a disposizione comunque tutti i minerali disponibili di qualsiasi cosa, tranquillamente disponibili subito così. Quindi insomma possiamo farmare come nel normalissimo Skyblock, andando normalmente col farming iniziale e poi con le altre cose di mining. Un'altra cosa interessante è che esiste una piccola cosa che vi ricorderà sicuramente qualche mod, però per poterla far vedere devo andare per forza allo
shop e devo comprare degli oggetti che crescono. Quindi inizieremo con gli alberi, perché mi sa che mi servirebbe un albero per poter iniziare. Però possiamo farlo con qualsiasi crop, non preoccupatevi. E andiamo quindi a comprarci un po' di crop, visto che abbiamo 750 da parte. Quindi compriamoci il nostro albero normale e iniziamo anche a crearci qualche cosa come cibo. Quindi direi iniziamo con le patate, che le patate sono più giuste. Oppure, beh, facciamo patate, carote e che altro possiamo mettere a fare? Dai, anche crop, così magari andiamo avanti con queste cose, perfetto. E tornando sulla nostra isola, vi faccio vedere che possiamo metterci qua e far crescere le cose. Quindi iniziamo piazzando questo. Mi servirà una hoe, però non, ovviamente non ho niente. Però iniziamo allora a questo punto con questo. Vedete qua, shiftando, twerkando in sostanza, posso tranquillamente far crescere gli alberi. E questa cosa in sostanza mi dà una grandissima mano, perché mi permette addirittura, ragazzi, di far crescere prima gli oggetti qui e di farmare ovviamente più facilmente anche dei soldi. Quindi esistono addirittura persone che vi danno dei soldi per twerkare, quindi potete addirittura lavorare così come primo lavoro. Quindi è una cosa fantastica da questo punto di vista, perché potete guadagnare un po' di cosette tranquillamente, guadagnare anche del wood che vi servirà per iniziare a creare le prime cose. Quindi è una cosa abbastanza carina e vi permette insomma di dare quel vantaggio in più, che è l'aspettare magari che cresca qualcosa. Così non dovete nemmeno aspettare che cresca qualcosa, ma in automatico potete farvi addirittura anche le cose qui tranquille in questa maniera. Quindi potete mettervi qua e adesso iniziare a farmare anche tutt'altro. Quindi iniziando a farmare per esempio le nostre piccole cose, sono patate, carote e altre cose. Tanto abbiamo comunque tutto quanto. Teoricamente io adesso shiftando potrei far crescere queste cose facilmente, però che non so se funziona vicino un blocco. Comunque devo essere un po' più lontano, quindi magari saliamo qua sopra, vediamo un po', che devo essere vicino un blocco. Come vedete, nel giro di pochissimo sono aumentate le nostre cose. Immaginate voi se avete addirittura l'auto farmer, che in sostanza voi mettendovi lì e shiftando, quindi twerkando, li fate crescere le cose. È una cosa fantastica che vi dà un vantaggio strepitoso nell'iniziare a giocare. Per questa puntata direi di iniziare facendo un po' di missioni. Iniziamo quindi facendo un po' di missioni classiche e tranquille. Abbiamo per esempio 3 da 64 bread, che penso basta che li diamo a lui in sostanza questa cosa. Prendi un sacco di oak sapling, di log, cose del genere, e anche mina un tot di blocchi. Questa cosa del mining potrebbe essere un problema, più che altro non so esattamente come si fa a vedere. Ah, cliccando qua sopra, perfetto, mi fa vedere quanto esattamente ho minato. Quindi direi di iniziare per ora facendo questa parte di mining. Quindi vado a minare un po' di blocchi in automatico e dovremmo essere a posto. Anche perché penso per fare le farm ci servirà più spazio. O in realtà una cosa che possiamo fare è sprecare un po' di soldi che abbiamo al momento per poterci guadagnare cose, perché teoricamente possiamo rivendere un po' di minerali. Però vabbè, direi di iniziare magari con la parte di mining e poi la parte del fabbricare altre cose lo facciamo nelle prossime puntate, perché servirà comunque più spazio. Quindi devo anche programmarmi un po' tutto lo spazio al momento per poter fare tutto tranquillamente in maniera anche piuttosto veloce, senza problemi. Ovviamente però bisogna farsi anche una fornace, visto che ci siamo. Questa cosa magari la facciamo subito, e se riusciamo ci compriamo anche qualche pezzo di ferro, così ci leviamo il problema di dover farmare anche la nostra cosa, così da non perdere i blocchi dentro la lava. Perfetto, ho recuperato quindi questi 5 lingotti. Adesso possiamo ufficialmente andare qua a farci il nostro hopper, che spero si possa fare. Lo immaginavo benissimo. L'hopper non si può fare, vabbè, però abbiamo recuperato comunque un po' di roba che possiamo rivendere. Magari lo possiamo comprare, spero in realtà, e spero che esista la possibilità di prendere un hopper, altrimenti siamo un po' fregati. Vediamo un po' come e cosa possiamo comprarci qua, così ci leviamo il pensiero di perdere la roba, che insomma non mi sembra il massimo, perché non vorrei perdere sta cosa. Vediamo un po', quindi special item, queste sono le cose che vabbè, possiamo comprare ma non ci interessano. Dobbiamo prenderci, penso, la roba tipo, non so, mob spawner, building block, mineral, redstone, eccolo qua, redstone. Abbiamo l'hopper, costa 25.000, mortacci loro. Vabbè, andiamo ai minerali allora, possiamo venderci sta roba? Ok, sì, possiamo venderci ste cose a un prezzo decente. Adesso possiamo venderci la redstone e lapis a un prezzo assurdo, ragazzi, cioè così possiamo venderci sta roba tranquillamente, ci guadagniamo un casino, perché lapis ne troviamo anche un casino, quindi va bene. Ok, quindi abbiamo scoperto che non possiamo farci certe cose, immaginavo, perché giustamente non è così facile come cosa, però va bene, perché comunque abbiamo guadagnato un po' di soldi magari vendendo queste cose qua. A 30 luna non è tantissimo, ma ci siamo fatti comunque un po' di roba che possiamo riutilizzare. Mentre queste altre cose le lasciamo da parte, ho trovato anche un diamante, ci vorremmo un piccone appena possibile, non preoccupatevi. E direi che ci vorrà un bel po' di tempo per poter fare tutte le missioni, quindi per ora andiamo soltanto a vendere le robe che abbiamo al momento e poi cerchiamo appena possibile di andare avanti con le parti di missione. Perché dobbiamo espanderci, perché ci serve una parte enorme per guadagnare ovviamente le cose che ci interessano. Quindi direi per ora di andare solamente a vendere queste cose. Quindi vendiamo queste cose qua, ovviamente non so se possiamo fare
shift click, ok, possiamo fare shift click, perfetto. E abbiamo guadagnato quindi per ora 1K9, circa 2K, diciamo una cosa del genere. Quindi ho guadagnato i miei primi soldi per il momento, ma mi servirà ancora andare avanti con le missioni, così possiamo aprirci anche le commission chest, che sono key che possiamo recuperare soltanto tramite le missioni. Quindi cercheremo in qualche maniera di guadagnare anche quelle e cercheremo di fare un sacco di cose nella prossima puntata. In ogni caso, questa è una puntata introduttiva. Ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate, vorreste vedere nuove puntate qui sul server. Adesso è tutto, ciao ciao e alla prossima puntata. Ciao ragazzi!